Salve a tutti ragazzi, bentornati alla 27esima parte di Pokémon Platino. Allora, come molti di voi avranno già visto, anzi, ho cambiato nome perché la lunghezza era tanta, secondo me, e poi, non mi convinceva tanto. Quindi adesso mi chiamo Jolly92. Sì, AW si pronuncia O nel mio caso, quindi Jolly92. Non dimenticatevelo. Detto questo, andiamo subito al percorso marino che condurrà alla Via Vittoria. Pensavate già alla Lega, eh? E invece no. Allora. Dunque, repellenti. Ecco. Che mi sono già dimenticato, ma vabbè, almeno ho battuto tutti gli allenatori qua in giro e devo dire che è stato un allenamento piuttosto ok. Ragazzi, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa. Allora, un attimo, portate pazienza un secondo. Ok, avrete intravisto già il mio ultimo membro. Andiamolo a vedere meglio. È uno Sneasel con affilartigli. Sì, natura seria, grande ficcanaso. Va bene. Sguardo fermo. Ha come mosse finta, lacerazione, picchia duro e gelo pugno. Allora, lui dovrebbe evolversi in Weavile, però solo di notte, quindi o registrerò di sera o vi faccio vedere subito in diretta. No, anzi, no, non posso. Sì, perché adesso sono le 5:30, sì, per essere precisi. Vabbè, 35, chi se ne frega. Comunque è troppo debole per questa gente qua che è al 50. Oddio, non sapevo che fossero a questo livello. Ma vabbè. Ultra Ball, che io ho totalmente ignorato perché era troppo intento ad allenare tutti. Spero di avere anche cascata con me. Una sub ball che io usavo per catturare Kyogre in Scusate ragazzi, si vede che il livello è simile, quindi non posso farci niente. Simile ragazzi, non ci posso proprio fare niente. Vabbè, questo era... ci serve cascata, ok. La insegniamo temporaneamente a Vaporeon, così i problemi si risolvono. Ok, togliamo Acquanello, che dopo gli rimetto. Anzi, non glielo rimetto dopo, ma glielo rimetto quando ho fatto la Via Vittoria. Problema, devo lasciare giù qualcuno per sacrificare. Sì, insomma, ci serve Bibarel. Bibarel, vieni qua. Show bello. Metto qui Roserade. Scusa, ma la Lega forse insomma, pazienza, dopo allenerò anche lui.
Ok, sono. Cioè, non so, ragazzi. Boh, oggi sono sballato. Mi sono persino dimenticato il repellente da applicare nella glotta. Vi ho dimenticato di comprarli. Vedete voi, eh? Ma non importa. Allora, visto che adesso non ti puoi evolvere indipendentemente, a te ti do. Il condividi esperienza, esatto. Che se non ricordo male, in X e Y, sì, a partire da quei due giochi lì, è diventato, credo, una. Uno strumento base, ecco. O chiave. Sì, perché l'hanno chiamato strumento chiave, credo. Vabbè, non importa. Ok, il primo è battuto. E troviamo Attaccalite. Un MT altamente inutile. Comunque non so se farò tutto adesso. O percorro la via vittoria abbastanza velocemente. Oppure, boh, la divido in due, che forse è meglio. Ok, quella avicoltrice si può anche schivare, ecco. Sì, dai. Facciamo così. Taglio qualche allenatore perché insomma non è che possiamo stare qua tutto il giorno. Allora, che dire ragazzi? Allora, questi allenatori, tanto per dirvi una cosa. Ecco, sì, una cosa che riguarda loro. Hanno tutti i Pokémon che non abbiamo mai visto finora. E sarebbe proprio una cosa fatta apposta perché così vediamo tutti. A parte Uxie, Mesprit e Azelf che dobbiamo catturare per forza. Se no. Sì. Se no. Rimarranno 207 registrati e 3 no. Quindi per completare l'Idex nazionale. E andare avanti nella storia occorre allenatore 2. Via. Ok, battuta. Questa pietra mi nasconde qualcosa? Una pepita. Ok. Proseguiamo. Ok, questo era il mio incubo la prima volta in perla. Sì, perché non cambia niente. In sostanza è sempre quella sì, l'enigma, insomma, ecco. Bisogna fare così. Forse così. Ale. Allora, qui bisogna mettere la marcia. Quella, la prima. E prendere lo strumento. Elisir Max. Molto utile. Solo che certi sottovalutano il fatto di raccogliere strumenti e quindi. Boh. Io non so. Prendo sempre tutto per. Che magari può servire. Sapete come che si dice? Tutto può servire. Ma vabbè. Allora, così. E così. No. Vabbè. Pensiamo al fronte allenatore intanto. Ok, Infernape sta facendo molto. Però Garchomp non sta facendo niente. La cosa non mi piace. Lì mi sono anche bloccato. Devo rifare il puzzle. Ok, ragazzi, sono di ritorno. Ho tagliato. Perché insomma non aveva senso tagliare la parte che è importante, vabbè, ma questa proprio non serviva. Allora, tu sei una fanta allenatrice, vero? Ok, battuta anche lei. Questo? Sì, bene. Qui c'è un vecchietto. Ok.
Purtroppo Luxray ha perso qualche PS perché avevo un Licky Licky che mi ha fatto terremoto. Allora andiamo qua, iperpozione. Minchia se sono messo male a cure e anche a repellenti. Ma vabbè. Allora lì è una parte, vabbè, non importante, quindi io me ne vado di sotto, o meglio ritorniamo qua al piano terra. Scalarocciamo. Sì, nuovo verbo, ragazzi. Garchomp, vai tu in campo che non stai facendo una se. Bene, anche il karateka è stato messo KO. E adesso siamo qua. Lì c'è uno psiche. Mi domando se devo. Sì, dobbiamo, ragazzi. Vabbè, non importa. È uno psiche, quindi io provo a mandare Sneasel, anche se forse è un suicidio, ma non so. Magari se la cava. Bene, ragazzi. Non se l'è cavata proprio male. Solo Dusknoir che l'ha scottato, però non importa, dai. Se la cava bene per quello. Allora, qui mi sa tanto che c'è qualcosa. Oddio, c'è una coppia che non voglio sfidare. E nessuno mi obbligherà, quindi. Adesso andiamo qui. Eh sì, questa zona è piena di acqua. E anche di rompipalle. Vediamo se riesco a schivarlo, questo qui. Sì. I riflessi pronti non mancano mai. Vabbè. Ok. Scusatemi ragazzi, è che ci sono selvatici di livello alto, quindi non posso scappare. Perché proprio hanno il 50, quindi vedete voi, non importava metterlo o meno il repellente. Questo è un domadraghi e vediamo come se la cava ancora una volta Sneasel. Mi sa tanto però che gli va alla ricca. E infatti è riuscito a sconfiggere senza sforzo. Oh, ho capito tutto, però io non posso continuare così, eh. No, eh. Statevene buoni. Anche se siete al 50. Però siete una gran seccatura. Per me che faccio la guida e per chi mi vede. Già il fatto che tagliare porzioni di selvatici sia alquanto complicato, perché c'è un limite a quanto posso tagliare, no? Eh sì. Già. Ma questo qui perché non mi sfida? Vabbè, non me ne frega niente. Meglio così che non si sia girato. Però non capisco. Magari è sempre in quella posizione lì che sta. Qui c'è una fila artigli, però ce l'abbiamo già. Geniazzi. Ah, ecco perché è in quella posizione lì. Maledetto, ho capito tutto. Tu non vuoi farmi passare, eh? E allora facciamolo sistemare da Garchomp, il nonnino. Ok. Bene, bene. Allora adesso si va di qua? Penso proprio di sì. Ok, andiamo su. Chissà cosa ci aspetta. Un MT? Una pepita?
O magari una pozione max? Chissà. Cosa sarà mai questo oggetto? Io non lo so. Nero Pulsar. Sarei tentato di darla a Sneasel, ma lui va meglio in attacco fisico. Intanto mi accorgo che, wow, bastavano, cioè, 6 repellenti max, vabbè, della serie. Fra il fatto che mi dimentico e sono pigro, questa è proprio bella. Ok, questo dovrebbe essere un altro domadraghi. Sneasel, lascio a te il lavoro. Ok. E siamo in fondo. C'è qualcosa di strano, eh? In mezzo ai fiori c'è qualcosa, magari? Voglio vedere proprio di cosa si tratta. Ok, forse qua. Vediamo se il segnale scompare qui. Ok, no. Non mi piace come si mettono le cose. Proviamo da lontano, magari. Avviciniamoci. Niente. C'è uno strumento che non riesco a trovare, ragazzi. Com'è possibile? Comunque, siamo alla Lega Pokémon. Ah! L'astracielo! Eccolo qua. Va bene. Dunque, cascata. Adesso spero che non ci sia Barry. E mi sa tanto invece che c'è Barry. Però se ricordo male, solo se proviamo a parlare col tipo ci sfida. Invece io voglio. Allora, prima di tutto, iperpozioni. Ne voglio 9. 6. Ricariche, ne prendiamo 9. E repellenti max ne voglio tipo 18. Ma sì. Anzi no, 10. Così arrivo a 30 e siamo a posto davvero. Allora, evitiamo come sempre di andare a fare lotte adesso. Intanto lei ci cura tutti quanti. Ok, dunque, sposta. Voglio prendere Noctowl. Un attimino, ragazzi. Sì, perché devo tornare a Canalipoli per le elimina mosse. E togliere quell'obbrobrio di cascata che mi serviva prima. Però, boh. Ok, qua. Penso sia l'ultima casa qui. No, non è questa. Ok, ragazzi, mi sono confuso. Dovrebbe essere questa qui. Elimina mosse. Eccolo qui. Signore e signori. Adesso. Cascata se ne va. Bene. Torno un attimo a Pratopoli.
E ok, adesso. Allora, ecco qua. Ciao Ciccio Bombolo. Dai, fagli rimparare Acquanello. Bene, perfetto. Comunque, ragazzi, adesso che ci penso. Con questo nuovo nome utente posso finalmente mettere nella prossima guida, ovvero Jolly, cioè no, Nero, il nome Jolly. Anche se sinceramente il personaggio maschile di Nero e Bianco non è che mi sia piaciuto tantissimo. Ma vabbè, dai. Lo metto lo stesso perché insomma sono maschio, quindi è giusto mettere il personaggio maschio, credo. Quindi, ricapitolando, adesso io, off camera, allenerò Sneasel. Probabilmente ve lo farò. Vi farò mostrare una lotta con un selvatico, giusto per farvi vedere l'evoluzione. E poi ci beccheremo alla Lega Pokémon, dove sfideremo Barry e faremo almeno Aron. Mi sa tanto che dovrò farli tutti al 55, sì, perché Camilla ce li ha al 60, quindi devo regolarmi un attimino. Nel frattempo, io vi dico. Che dire, no, niente, solite cose, auguratemi buona fortuna e un saluto da Jolly92. Alla prossima!